L'ex naufraga continua a criticare il modello ed ex naufrago Francesco Monte. Eva Enger non ha ancora affievolito la propria antipatia nei confronti di Francesco Monte, l'ex tronista e fidanzato di Cecilia Rodriguez. Il concorrente della terza edizione del Grande Fratello VIP e l'ex pornostar si sono conosciuti e scontrati nel corso dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, passata agli oneri della cronaca per via del famoso Canna Gay, che vedeva protagonisti proprio i due naufraghi. La Enger, infatti, accusò il bel modello tarantino di aver acquistato e fatto uso di droga leggera prima dell'inizio della trasmissione in Honduras. L'accusa di Eva Enger a Pomeriggio 5. Ospite nel salottino televisivo di Barbara D'Urso, l'ex moglie di Riccardo Schicchi, ha attaccato Francesco Monte, appellandolo come troglodita, per via delle sue infelici dichiarazioni circa i baci lesbo. Il giovane, infatti, aveva espresso un suo pensiero, molto stigmatizzato durante la diretta televisiva, in cui dichiarava di provare schifo nel vedere due donne baciarsi, salvo poi scusarsi e spiegarsi meglio, specificando di non provare piacere a vedere la ragazza con cui si sta frequentando baciarsi con un'altra persona. Il modello, infatti, sta vivendo un periodo molto speciale della sua vita. Qui ha incontrato Giulia Salemi, modella ed ex concorrente di Pechino Express, con cui sta vivendo una piacevole frequentazione. La frecciatina sui social. Eva Enger non nutre simpatie per Francesco Monte e l'ha ribadito più o meno velatamente anche sui social. La bella ungherese ha infatti pubblicato sul proprio profilo social Instagram un post che vede in foto lei con Stefano Sala, altro concorrente del Grande Fratello VIP 3 e, a quanto pare, amico della Enger. La didascalia che accompagna la foto però non lascia alcun dubbio sull'opinione che lei continua ad avere nei confronti del modello "Sono contenta per te, papà dell'universo. Come cresci tu tua figlia, non cresce nessuno. Ricordati stupendo che sei speciale, nonostante le amicizie che fai. Ti ammiro e ti voglio bene grande uomo che sei". Il rapporto tra Francesco Monte e Stefano Sala. I due concorrenti della casa più spiata d'Italia hanno stretto un solido legame, tanto che in molti avevano addirittura ipotizzato su una loro possibile relazione segreta, in seguito alla pubblicazione sui social di video che vedevano i due giovani modelli sotto le lenzuola in camera da letto. I più maliziosi hanno pensato che nascosti tra le coperte tra i due potesse essere scattato il bacio, video, ma durante la diretta TV i due hanno categoricamente smentito, parlando, al contrario, di sole chiacchiere tra i due.